della seconda settimana della fase 2 finalmente. Oggi parliamo di arischi che hanno funzionari svolgendo le loro funzioni a favore del diverso, degli enti di appartenenza. Chiaramente il rischio di chiunque decide vanamente che è lui responsabile per quello che decide di fare, ma anche per le omissioni, o come diceva un articolo su Sole 24 Ore di giovedì, per la presunta o reale inerzia. Cosa vuol dire? Io decido di fare qualcosa, firmo un atto o decido di non firmarlo e chiaramente in base a quello che è il risultato può nascere un fatto che ha rilevanza penale o può creare un presupposto per far sì che un terzo si senta danneggiato e quindi incarica un avvocato per chiedere i danni o addirittura potrebbe anche verificarsi un fatto che con qualche tempo di ritardo si verifica un presunto o reale danno erariale. Oggi vediamo anche che la maggior parte dei casi che vedono coinvolti funzioni pubblici si chiude, come anche gli altri procedimenti, con l'archiviazione. Cosa vuol dire? Che si vede analizzando i fatti che non abbiamo i presupposti per andare avanti al giudice. La cosa interessante in quel contesto è, quindi, che non venne accertato una reale violazione di una norma di legge dal funzionario, ma venne accertato che non c'è stato nessun fatto rilevante penalmente o per altri motivi. Purtroppo, io che devo difendermi da contro questa accusa, chiaramente non posso farlo solo, ma ho bisogno di un professionista, un avvocato che devo incaricare alla mia difesa, perché sarà sempre un giudice a decidere se ho commesso o non commesso questo fatto. E questo chiaramente fa sì che io devo spendere denaro e anche tempo. E oggi vediamo anche alcuni esempi di queste esperienze, dove vediamo quanto tempo passa per vedere confermato la propria estraneità ai fatti contestati. E qual è il costo che devo sostenere per provare la mia, usiamo una bella parola, la mia innocenza? Quindi questo è il contesto attuale. E vediamo adesso cosa è cambiato con il contesto, diciamo, in cui viviamo adesso con il nostro amico Covid-19. C'è un fatto da constatare che da circa 2 mesi, quando leggiamo i giornali o sentiamo la TV, sembra che stanno piovono i miliardi, no? Si parla di 10 miliardi, di 100 miliardi, si parla anche di bilioni di miliardi di euro che vengono erogati per salvare imprese e cittadini. Importi di soldi come fiumi che si rivolgono sui paesi, sulle comunità. E purtroppo, con tanti denari in giro, c'è il rischio che uno possa sbagliare nel dedicare queste risorse, nel decidere dove far arrivare queste risorse o decidere dove non farle arrivare. Quindi anche lì azioni e omissioni, o il termine molto carino, la presunta o reale inerzia. In questo contesto vorrei iniziare prima, magari dopo chiediamo a Dottor Oliviero, nostro collega professionista, che ci illustrerà alcuni esempi pratici. Dopo c'è anche il dottor Mario Dusi, che ci spiegherà in suo modo unico, in modo chiaro e semplice, l'aspetto legale, che ovviamente cerco sempre di riassumere. E poi ringrazio sempre il collega dottor Marelli che mi aiuta anche nel coordinare e organizzare questi eventi. Vi ringrazio per la disponibilità e auguro a tutti un bellissimo webinar. Grazie, grazie a tutti. Prima di passare la parola al dottor Liviero per introdurre l'argomento e poi sentire anche l'esposizione dell'avvocato Dusi, volevo chiedervi, come gli altri webinar che abbiamo fatto, di fare le domande, qualsiasi domanda volete fare, inerente, diciamo, all'argomento che stiamo trattando, utilizzando la chat. Voi mandate pure le domande a me, io le rivolgerò ai relatori durante la loro esposizione. Detto questo, vi ringrazio e lascio la parola al dottor Liviero per la prima parte del suo intervento. Grazie. Adesso facciamo anche vedere le slide. Grazie. Buongiorno a tutti e benvenuti a questo incontro. E come anticipava anche il dottor Pipitone, volevo vedere assieme a voi dei casi concreti dove dei soggetti
appartenenti alla pubblica amministrazione si sono trovati costretti a difendersi da delle accuse che, vedremo, sono risultate poi infondate. E soprattutto si sono trovati a dover dimostrare questa innocenza, o comunque è venuta fuori questa innocenza dopo tanto, tanto tempo, e soprattutto dopo aver speso, comunque dopo aver sostenuto delle spese legali non indifferenti. E allora vorrei cominciare a vedere con voi dei casi particolari. Il primo caso che vi illustro riguarda quello di un sindaco che è stato indagato per omessa denuncia. Voi sapete che i reati possono essere cosiddetti commissivi, cioè io commetto un qualche cosa, ma lo si può commettere anche non facendo, quindi con l'omissione. Allora, secondo l'accusa mossa a questo sindaco non avrebbe sostanzialmente fatto una denuncia, perché che cosa era successo? Sostanzialmente vi era stata costruita tempo prima della nomina di questo sindaco, una centrale idroelettrica che sarebbe stata appunto costruita in violazione della concessione edilizia rilasciata. Avendo poi il sindaco ricevuto una richiesta di rilascio di concessione in sé, lo stesso avrebbe omesso, secondo l'accusa, di fare la denuncia in merito alla commissione del reato di costruzione, o comunque di costruzione senza avere costruzione abusiva, senza avere le autorizzazioni. Ebbene, questa avvertenza è andata fino in tribunale e il procedimento si è concluso con l'assoluzione. E sapete perché si è conclusa con l'assoluzione? Perché nella sostanza è stato dimostrato ed è stato provato che mancava l'elemento soggettivo del reato, perché nel nostro caso l'irregolarità che era stata rilevata era già nota al precedente sindaco e quindi è stato ritenuto ragionevole credere che cosa? Che la condotta riconducibile al sindaco attuale, quindi quello che non avrebbe poi fatto la denuncia, fosse al massimo non una volontà di non fare, ma al massimo una negligenza nel controllare che il precedente sindaco avesse fatto invece quello che doveva fare. Quindi è stato questo quello che è la cosa importante che ha fatto venire meno la contestazione nei confronti del sindaco attuale. Ebbene, il procedimento per arrivare a questa conclusione, quanto è durato? Beh, è durato 905 giorni, quindi pensate quasi 3 anni per vedersi dichiarato innocente. E allora vediamo anche a quanto sono montate le spese legali per provare la propria innocenza. Ecco, le vedete qua, 23.184,29, quindi un importo decisamente, come dire, rilevante per poi non aver fatto e non aver commesso nulla. Il caso successivo è particolare perché è sempre un reato di omissione, contestato all'ex sindaco e due dirigenti comunali. Perché? Perché cosa avrebbero fatto questi soggetti? Avrebbero eseguito in ritardo una disposizione provveditorato che aveva sostanzialmente chiesto loro di creare una via a senso unico e creando poi un parcheggio solo su un lato. Perché? Perché in quella strada c'era una scuola e quindi per mettere in sicurezza, quindi per la sicurezza degli studenti, era stato chiesto dal provveditorato al sindaco, all'ex sindaco e ai due dirigenti di provvedere, di procedere in tal senso. Ebbene, il procedimento si è sostanzialmente archiviato quasi subito per il sindaco, mentre invece è andato ancora avanti, è andato avanti in dibattimento nei confronti dei due dirigenti che poi sono stati sostanzialmente assolti. Sapete perché sono stati assolti? Sono stati assolti perché i soggetti, soprattutto i dirigenti, hanno dimostrato che non vi era stata alcuna omissione, ma anzi, loro avevano fatto subito quello che dovevano fare, ma era una questione di rimbalzo tra i diversi enti del tipo: no, non è di mia competenza, non è di tua competenza, manca la marca da bollo, manca questo, manca quell'altro. Quindi la solita burocrazia che soffoca purtroppo il nostro paese e che nel caso concreto ha visto, passatemi il termine, soffocare questi soggetti che si sono visti coinvolti ingiustamente in un procedimento penale. Ebbene, per dimostrare la propria innocenza siamo arrivati ad un procedimento di 2035 giorni. Quindi pensate quanto tempo hanno dovuto dedicare questi soggetti, soprattutto i due dirigenti, a dimostrare la propria innocenza, proprio solo per una questione burocratica tra enti. Ebbene, vediamo anche qui per curiosità, nel complessivo, a quanto sono ammontate le spese legali che Roland ha rimborsato. Vedete?
46.098,88 euro. Anche qui devo dire una somma molto, molto rilevante per le casse di un piccolo comune, perché qui stiamo parlando di un piccolo comune. Quindi provate a immaginare dopo 2.035 giorni arrivare, insomma, ad un nulla di fatto e dover spendere poi tutti questi soldi. Andiamo avanti con l'ultimo caso di questa prima parte. Ecco, qui abbiamo un caso particolare che coinvolge un dirigente di una società partecipata. Sostanzialmente, qui era stato aperto prima un procedimento penale, poi il procedimento penale per abuso d'ufficio perché, secondo l'accusa, questo dirigente avrebbe, diciamo, favorito una società rispetto ad un'altra. Il procedimento penale, dopo tanto tempo, si è concluso con assoluzione. E vi posso dire più o meno per il procedimento penale le spese legali sono state circa di 30.000 euro. Ebbene, a seguito della responsabilità, quindi del procedimento penale, si è aperto poi anche un'avvertenza davanti alla Corte dei Conti, perché non è finito qui l'incubo per questo dirigente. Si è aperto un procedimento davanti alla Corte dei Conti per presunta responsabilità amministrativa per colpa grave, proprio per quei, diciamo, per quelle condotte che erano state contestate in sede penale. E pensate che il procuratore della Corte dei Conti aveva chiesto un risarcimento nei confronti del dirigente di 2.700.000 euro circa. Quindi questo era il danno richiesto dal pubblico ministero. Però il pubblico ministero aveva detto: cara Corte, se per caso tu non dovessi accettare di condannarlo a 2 milioni e 7, ebbene, condannalo a 320 mila euro, che è circa il 10% di quanto il contraente avrebbe pagato alla società che non doveva vincere l'appalto. Allora, dopo tanto tempo e anche grazie alla sentenza di assoluzione, il procedimento davanti alla Corte dei Conti si è concluso con un nulla di fatto, perché appunto non ha ravvisato una responsabilità. Ha pronunciato questa sentenza di estinzione del giudizio e il procedimento penale, scusate, il procedimento davanti alla Corte dei Conti, che è stato denunciato alla fine del 2013, si è poi concluso, lo vedremo adesso a breve, dopo diversi anni. Si è concluso all'inizio del 2018. Quindi anche qui, per arrivare ad un nulla di fatto, ci sono voluti, e vedremo adesso quanto, ci sono voluti diversi giorni, esattamente 1631 giorni, per arrivare ad un nulla di fatto. Le spese legali, la Corte dei Conti, vi ho detto prima, per il procedimento penale sono stati circa 30.000 euro. Ebbene, vediamo adesso davanti alla Corte dei Conti, per non aver fatto nulla, quanto sono ammontate le spese legali? Sono state pari a 40.526,23. Quindi vedete che tra penale e responsabilità amministrativa, quindi tra penale e Corte dei Conti, questo soggetto avrebbe sostenuto, se non ci fosse stata comunque la polizza che comunque ha provveduto al rimborso delle spese legali, oltre 70.000 euro di spese, un importo molto, molto alto, per poi aver dimostrato di non aver fatto nulla. Quindi alla fine della fiera si è concluso con un nulla di fatto. Io per adesso vi ringrazio e passo adesso la parola a Matteo per il prosieguo del webinar. Ci vediamo dopo. Grazie. Grazie Fabio. Prima di passare la parola all'avvocato Dusi per il primo dei suoi interventi, ti volevo porre alcune domande che erano arrivate. La prima era in merito al sinistro dove si erano indagati l'ex sindaco e i due dirigenti. Una domanda che mi chiedono come mai la posizione del sindaco è stata archiviata subito, mentre quella dei due dirigenti è proseguita, semplicemente per il fatto che il sindaco di fatto è il vertice del comune, si chiedono perché nei suoi confronti alla fine il pubblico ministero ha deciso di archiviare la posizione. Sì, allora, la posizione nei confronti del sindaco è stata archiviata quasi subito perché si è dimostrato che i soggetti direttamente destinatari di quella richiesta del provveditorato erano i due dirigenti, quindi il sindaco sostanzialmente era stato chiamato quale, come dire, rappresentante legale o comunque, come dire, superiore gerarchico dei due dirigenti. Ma in realtà, appunto, la posizione del sindaco è stata archiviata quasi su, praticamente subito, proprio per questa ragione, e proseguita invece nei confronti dei dirigenti perché erano loro due che erano quelli che si stavano occupando direttamente della pratica del provveditorato, quindi era per questa ragione. E poi mi chiedono, in merito alle spese legali che hai indicato, se tutte le spese che sono state, diciamo, indicate come liquidazione possono essere rimborsate da una polizza di tutela legale e in che modo queste possono, diciamo, incastrarsi con il patrocinio che i dipendenti pubblici, comunque gli addetti alla pubblica amministrazione, possono avere nell'ottica dei loro contratti o dei loro accordi con l'ente di appartenenza.
Sì, allora intanto facciamo una premessa, cioè che queste spese legali sono state rimborsate proprio in virtù di una polizza che era stata contratta dall'ente proprio per il rimborso delle spese legali nei confronti dei soggetti appartenenti o comunque facenti parte dell'ente stesso. Dobbiamo ricordarci comunque di due cose, cioè che i dirigenti hanno avuto il rimborso delle spese legali, sempre ovviamente grazie alla polizza, perché proprio l'ente ha soddisfatto l'esigenza di rimborsare le spese legali che sono previste dal contratto collettivo. Quindi dal contratto collettivo degli enti locali e dagli altri contratti collettivi sono proprio previsti gli obblighi di rimborso di spese legali a favore dei dipendenti qualora si verifichino dei presupposti. Alla fine della fiera, il principio è che tu abbia commesso il fatto mentre lavoravi per me, quindi per me ente, che non ci siano conflitti di interesse e che l'esito dell'avvertenza sia positivo, cioè sostanzialmente il non aver commesso il fatto. Questo è un po' il principio. Il discorso del rimborso nei confronti del sindaco, degli amministratori, quindi di questi soggetti, nasce da due principi normativi. Il primo, quello riguardante il mandato, quindi quanto previsto dall'articolo 1720,2 del Codice Civile, che prevede appunto il rimborso delle spese del mandatario, in questo caso del sindaco, per le spese sostenute in virtù dell'incarico ricevuto dal mandante, cioè dall'ente di appartenenza. E in più, questo può essere interessante anche per, diciamo, per chi ci ascolta, ma anche proprio per capire, proprio c'è un articolo del famoso TUEL, cioè il testo unico degli enti locali, che è il decreto legislativo 267 del 2000, che prevede all'articolo 86 proprio la possibilità per l'ente di rimborsare le spese legali agli amministratori. Quindi gli enti ben fanno a sottoscrivere una polizza di tutela legale proprio per rimborsare queste spese legali per essere mallevati dal pagamento di queste spese legali. Quindi nasce da un obbligo sia di codice civile ex 1720,2 e anche da quanto disposto dall'articolo 86,5 della legge del decreto legislativo 267-2000, che è la famosa appunto TUEL, il testo unico degli enti locali. Va bene, grazie mille Fabio Niente, per grazie a voi, a l'intervista. Passo dopo. la parola all'avvocato Dusi che ci introduce la prima parte del suo argomento. Grazie mille. Grazie, a dopo. Eccomi con il microfono aperto, mi auguro che si senta bene. Buon pomeriggio a tutti, finalmente di nuovo dalla sede nostra di Dusi Law, Legal & Tax, un po' meno costretti nel vero senso della parola, così come mi auguro a tutti voi. E augurandoci che questa fase 2 di fatto sia un buon viatico per riuscire finalmente a uscire da questa situazione poco simpatica. Devo iniziare con delle scuse a Roland, soprattutto al dottor Pipitone, ma anche a Matteo. Ho passato parecchie settimane ritenendo che in questo webinar si potesse dire poco, ovviamente calibrandolo sul tema del Covid. In realtà, andando a studiare e approfondire la materia, mi sono reso conto che ci sono tantissime novità in tema di pubblica amministrazione e soprattutto in tema di pubblica amministrazione e Covid, perché alcune norme, lo vedremo più avanti, di fatto trovano una maggiore ed immediata, dovrebbero trovare una maggiore ed immediata applicazione proprio in questi momenti dopo appunto questa drammatica epidemia. Vi faccio subito un'introduzione in questi termini. Allora, innanzitutto vi ricordo il famoso tema decreto legge 60 giorni di validità conferma dal Parlamento. Ecco, su questo vi direi attenzione, perché tutti ci siamo focalizzati nel primo periodo sui decreti legge, ora pian piano stanno arrivando le leggi di conversione. Perché vi dico questo? Perché da queste leggi di conversione nascono tutta una serie di elementi un po' nuovi, ma soprattutto perché ogni tanto nelle leggi di conversione sbucano come funghetti alcuni esempi e decisioni e quindi legislazione che non riguardano, che riguardano poco quello che è il Covid. L'esempio classico è nel primo vero testo, che è quello che ha convertito il famoso decreto legge 18-2020, l'articolo 94 bis, in cui si prevede di dare a favore della provincia di Savona 4 milioni di euro per gli eventi atmosferici del novembre 2019. È un esempio banale per dirvi: attenzione, se fino adesso abbiamo
qualcuno si è preso il tempo la voglia di andare a leggere le norme relative ai vari decreti legge, in realtà deve rifare tutto il mestiere quando arriveranno le norme, le norme specifiche di applicazione e di conversione dei decreti legge. Su che cosa si basa di fatto la responsabilità della pubblica amministrazione? Vediamo i punti cardine. L'articolo 28 della Costituzione, il quale prevede che i funzionari dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici. Questo è il concetto di base della Carta Costituzionale, che è importantissimo perché da lì nasce tutto. Allora andiamo a vedere un attimo subito quali possono essere questi tipi di provvedimenti che nascono in tempo di Covid. Vi faccio alcuni esempi che possono essere magari utili a voi per discuterne con i vostri vari clienti. Allora, prendiamo, io ovviamente non siamo in Lombardia, qui ci siamo un po' focalizzati sulle ordinanze della Lombardia. Vediamo un attimo l'ordinanza della Lombardia 537 del 30 di aprile, l'altro ieri. All'articolo 1.2 si parla del commercio al dettaglio, cioè della riapertura del commercio al dettaglio, e si parla della nomina di un COVID manager da parte del comune per i mercati scoperti, con transenne, coordinamento con la protezione civile, eccetera. Ora, premesso che nessuno ha la più bella idea di cosa sia un COVID manager in questi termini, è chiaro che avremo un soggetto che, incaricato dalla pubblica amministrazione, avrà delle responsabilità. Cosa succede se all'interno di quel mercato scoperto arriva un signore a comprare, sviene, sta male e qualcuno si inventa di fare causa al mercato scoperto perché le distanze non vengono mantenute? Prima domanda. Perfetto. Nelle varie norme, per esempio della legge di conversione, quella che menzionavo prima e che poi chiamerò legge di conversione per essere brevi, all'articolo 122 si indicano non solo i vari comitati nominati, voi sapete che il nostro Presidente del Consiglio ha nominato una marea di comitati in ausilio, unico Stato in tutta Europa a farlo, ma fa niente. Dopodiché c'è in questa medesima norma, l'articolo 122, la nomina del commissario straordinario, di cui abbiamo già sentito parlare. Quel commissario straordinario, che in realtà è una persona privata, a quel punto diventa un soggetto nominato dal governo e assume funzione pubblica. Quindi è evidente che questo soggetto sarà sottoposto a quelle stesse norme dell'articolo, a quelle stesse previsioni dell'articolo 28 della Carta Costituzionale. Ma non finisce qui. Scusate, rispondo un attimo. Non ho slides, quindi perdonatemi, non ci sono. Mi rendo conto che non è facilissimo prendere appunti, d'altro canto è un tema abbastanza così in cui vado a braccio. Se qualcuno poi ha dei dubbi, come sempre lo anticipo e lo ripeterò dopo, sono sempre a disposizione per ogni dubbio che ci possa essere nelle tempistiche compatibili a questo periodo di un po' di caos. Dicevo, altro esempio delle nuove norme, l'articolo 75 del tema legato alla pubblica amministrazione della legge di conversione. Che cosa prevede l'articolo 75? L'articolo 75 dice che la pubblica amministrazione è autorizzata a fare acquisti per sviluppo di sistemi informatici per la diffusione del lavoro agile. E come li fa questi acquisti? Addirittura li fa sostanzialmente dicendo che le amministrazioni aggiudicatrici, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese le varie commissioni anche la borsa, in deroga a ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni e forniture, lavori e opere, fatto salvo rispetto alle disposizioni del codice di legge antimafia, può fare degli acquisti addirittura chiedendo un'autocertificazione alle società dalle quali acquista, e con tale autocertificazione saltare la dichiarazione del DURC e addirittura evitare eventuali primi controlli di prima fascia relativi svolti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, il famoso ANAC. Ora, si ottiene così un potere, cioè il pubblico incaricato ha un potere che è qui limitato, che questa norma di fatto limita in tema di possibile responsabilità, però tiene un potere molto ampio, che non vuol dire poi fare acquisti come si vuole, illimitatamente. È evidente che lo scopo della norma è far saltare alcuni elementi burocratici per snellire l'iter di acquisto, e poi questo però di per sé non vuol dire automaticamente far saltare tutta la parte di verifica eventualmente di comportamenti scorretti dal punto di vista delle leggi applicabili.
ancora altro esempio, l'articolo 7 del famoso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Apro una piccola parentesi sul tema dei DPCM. Si sta ora che è passato il vero caos, o per ora è passato il vero caos, si sta muovendo tutta una grossissima fetta di costituzionalisti che dichiarano l'assoluta incostituzionalità dei DPCM, dovuta al fatto che sono, come rango di legge, inferiori a quelle che sono leggi, decreto-legge, decreti legislativi e DPR del Presidente della Repubblica, e che per poter emettere un DPCM, in teoria, bisognerebbe avere una legge che lo autorizzi. Legge che nei singoli DPCM che sono stati fino ad oggi emessi non esiste, non è mai stata fatta, non l'abbiamo mai vista, salvo una delega speciale e generale al governo per emettere i decreti legge. Quindi su questo tema vi comunico che sicuramente leggeremo parecchio nei prossimi mesi. Detto questo, torno all'articolo 7 del DPCM, appunto del 26 di aprile, quindi abbastanza recente. Abbiamo un tema relativo alle misure in materia di trasporto pubblico. Voi sapete che sono state regolamentate la distanza nei trasporti pubblici, seguire il protocollo che è allegato al medesimo DPCM e così via. Benissimo, su chi va a finire? Su chi casca il rischio di responsabilità per svolgere o non svolgere, applicare o non applicare questo protocollo e queste norme? All'articolo 9 del medesimo decreto viene detto che l'esecuzione e il monitoraggio delle misure è in capo al prefetto territorialmente competente. Quindi è il prefetto che, informando anche il Ministero degli Interni, deve assicurare l'esecuzione delle misure di cui è il decreto, monitorando l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti. Quindi sarà di fatto il prefetto che dirà: io faccio questo, a cascata quell'amministrazione fa questo, quell'altra amministrazione fa quell'altro. E quindi attenzione, perché su quei singoli dipendenti dell'amministrazione pubblica cadrà di fatto il rischio e responsabilità per aver fatto o non fatto. In questo caso, tipico l'esempio che faceva prima Fabio Oliviero, e come menzionato anche da Pipitone, il dato di fatto che si può avere una responsabilità anche per omissione. E questo è il tema, la omissione. Se qui il prefetto non svolge i controlli, se qualcuno a cui lui dà l'incarico in delega, mi viene in mente per esempio tutta l'organizzazione a Milano, in questo caso dell'ATM, e questo non applica le verifiche per quanto tiene anche il sindaco per quanto riguarda il distanziamento nei mezzi pubblici e così via, è chiaro che avremmo un qualcuno che potrebbe, nel caso di una richiesta di risarcitoria in tema di Covid contratto sui mezzi pubblici, potrebbe avere un rischio di responsabilità piuttosto ampio. Bene, questo per darvi solo alcuni spunti sulle norme nuove che hanno portato alcuni aspetti. Quindi all'interno delle singole amministrazioni varrebbe la pena verificare di volta in volta chi ha quale incarico e come lo svolge. Andiamo a vedere abbastanza rapidamente alcuni concetti legati alla responsabilità in generale della pubblica amministrazione. Non dimentichiamoci che sull'effetto, l'applicazione e la verifica delle norme in tema di responsabilità della pubblica amministrazione ha un impatto naturalmente anche l'articolo 97, sempre della Carta Costituzionale, dove viene previsto che le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento italiano, ma anche dell'Unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Questo è l'altro campanello importante. Bene. Allora, quali sono queste responsabilità? Si parla tendenzialmente di cinque responsabilità. La prima è quella civile pura, si arreca danni a terzi a livello civilistico, con un atteggiamento sbagliato, con una delibera sbagliata e quant'altro, che ha procurato un danno, la concessione o meno di aprire un negozio, un bar, che ne so, una terrazza, qualsiasi altra cosa. La seconda è quella classicamente penale, cioè con un comportamento penalistico da parte dell'incaricato della pubblica amministrazione. La terza è quella amministrativa contabile, di cui ho menzionato poc'anzi la norma costituzionale, ma abbiamo anche una disciplinare e dirigenziale, che spesso vengono dimenticate. Soprattutto la disciplinare, ma vi è un motivo, perché sostanzialmente c'è un tema legato al fatto che la disciplinare è sempre stata un po'
tenuta per ultima, non so come dire, nella gerarchia degli impatti con la pubblica amministrazione, mentre recentemente, di nuovo, poi lo vedremo, soprattutto sul Covid, potrebbe avere un effetto abbastanza importante. Questo perché, ripeto, gli elementi di responsabilità sono tanti e vale la pena far ragionare su tutti questi elementi. Quali sono i presupposti? Insomma, i presupposti di responsabilità sono più o meno sempre gli stessi, cioè il dolo, la colpa grave, di cui noi già conosciamo, perché solo comportamento per dolo e colpa grave dell'incaricato della pubblica amministrazione comporta di per sé l'inizio di una responsabilità puramente, abbiamo detto, che chiamiamola amministrativistica, un danno diretto alla pubblica amministrazione e ovviamente un nesso causale fra le due cose, cioè fra il comportamento, il danno e il collegamento. E qua già iniziano tutta una serie di possibili considerazioni legate al fatto che chi deve fornire la prova del nesso causale, chi non la deve fornire, eccetera, tutto il resto. Ma questo lo lasciamo, è pura procedura di cui ormai siete tutti anche voi esperti, perché insomma ne abbiamo parlato migliaia di volte, abbiamo parlato migliaia di volte delle prove, della necessità di essere precisi e quant'altro. Devo dire che sul tema, per esempio, della disciplinare, poi vedremo un altro tema, incomincia ad esserci un po' di difficoltà per i vari dipendenti o dirigenti in tema appunto di rispetto di queste norme. Che cosa succede però? Questo è importante. Qualcuno di voi forse si ricorderà, un po' di tempo fa avevamo fatto un workshop proprio sul tema della pubblica amministrazione, della tutela legale alla pubblica amministrazione, quindi del tipo di responsabilità, eccetera. Non è tantissimi anni fa, se non ricordo male. Ecco, devo dire che negli ultimi anni è cambiato molto. È cambiato molto perché? Perché di colpo ci si è resi conto che su tante tematiche necessarie ad inquadrare una responsabilità dei vari soggetti è intervenuta la Corte di Cassazione a sezioni unite, cambiando totalmente i meccanismi, cioè riuscendo a intervenire e specificando alcuni tipi di responsabilità che erano un po' poco, come dire, seguite per seguite. Vi faccio due esempi che potrebbero essere interessanti. Allora, Sezioni Unite, sentenza numero 21297, questa ve la potete segnare, 21297 del 14 settembre 2017, quindi non lontanissima. La quale prevede che quando l'amministrazione pubblica eroga somme di denaro, anche ricorrendo a strumenti propri del diritto privato, per lo svolgimento di un'attività che risponda al soddisfacimento di un interesse pubblico, il beneficiario del contributo, quindi un privato ma anche un'azienda, ha l'obbligo di utilizzare le somme per lo specifico scopo. In tale ipotesi, tra privato e amministrazione pubblica vi dà ad instaurarsi un rapporto di servizio pubblico, quindi funzionale e non organico, in cui il privato partecipa di fatto alla realizzazione del pubblico interesse perseguito dall'ente erogatore. La distrazione delle somme vanifica pertanto la finalità pubblica perseguita dall'ente che si è avvalso dei soggetti privati, il quale, nel caso di dolo o colpa grave, sarà chiamato a rispondere in sede contabile della mala gestio. Quindi viene esteso il concetto di danno pubblico. Attenzione allora, perché se voi avete aziende che lavorano per il pubblico, aziende private, mi vengono in mente società che fanno marketing, società che fanno campagne di sponsorship, società che fanno. Chi di voi non ricorda le pubblicità fatte sui tram sempre a Milano delle regioni? Venite in vacanza a Regione Calabria, venite in vacanza in Sicilia, venite, eccetera, tutto il resto. Se il privato che svolge e attua dietro pagamento, evidentemente, una campagna pubblicitaria in questi termini, ecco che e magari qualche soldo lo fa sparire o non fa tutte le pubblicazioni che erano contrattualmente pattuite, eccetera, ecco che rischia addirittura una responsabilità pubblicistica. Questo per dire che l'ambito si è ampliato. Perché? Perché il concetto di tutela amministrativa delle aziende diventa sempre più ampio e finalmente si è reso conto il legislatore, ma anche la Suprema Corte, che evidentemente in alcune tematiche bisogna essere più severi per tutelare la cosa pubblica. Quindi probabilmente quello che viene spesso detto in Italia, che noi non abbiamo sentore della cosa pubblica perché non sembra mai appartenere a noi, sta un po' cambiando, quantomeno a livello di Cassazione. Ma vi dirò di più: una sentenza di Cassazione ancora più recente, ed è la sentenza 13246, ripeto 13246 del 16 maggio 2019, ci dice che vi è un caso in cui il terzo che ha subito un danno per un illecito di un dipendente
anche quando il dipendente agisce solo per scopi personali, estranei dunque ai fini dell'amministrazione, comporta un rischio di corresponsabilità perché l'azione illecita si è legata ad un nesso, purché l'azione illecita sia legata ad un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni svolte dal dipendente infedele. E dunque, anche su questa, sarebbe possibile l'esercizio dell'azione nei confronti della pubblica amministrazione. Qui entriamo nel tema della responsabilità civilistica. Ecco che questa sentenza ha a che fare con un caso specifico legato ad una responsabilità precontrattuale. E quindi per un certo periodo si era praticamente pensato che non vi potesse essere responsabilità precontrattuale della pubblica amministrazione. Responsabilità, scusatemi, di risarcitoria nei confronti di un pubblico incaricato che aveva trattato in maniera precontrattuale, appunto, con un privato, salvo poi cambiare idea e quindi comportando dei danni non rispettando l'attività, non rispettando gli impegni precontrattuali, perché si diceva: beh, ma se non c'è ancora il contratto con la pubblica amministrazione, come fai a dire che la pubblica amministrazione risponde nei confronti del privato per saldare un eventuale, per risarcire un eventuale danno? Ecco che questa sentenza dice: attenzione, vi è un doppio binario, quindi si fa riferimento non solo all'articolo 2043, ma anche all'articolo 2049. 2049 è quello che comporta la responsabilità del, chiamiamolo, datore di lavoro nei confronti di attività svolte dal lavoratore, e il 2043, come vi sapete, è quello della responsabilità extracontrattuale. Quindi si è ampliato il novero delle responsabilità della pubblica amministrazione nei confronti di questi soggetti. Attenzione però, perché poi dobbiamo andare a capire quali sono i vari elementi. Abbiamo parlato del civile, abbiamo parlato del penale. Il penale è quello che di per sé comporta il caso di una condanna e quindi successivamente o contemporaneamente durante lo svolgimento del procedimento penale con la richiesta, con la facoltà di chiedere già in quella sede una quantificazione civilistica e quindi la costituzione di parte civile, o alternativamente con una successiva causa civilistica post condanna del pubblico incaricato. Giusto per capire appunto da dove nasce poi la responsabilità in capo alla pubblica amministrazione. Responsabilità che poi la pubblica amministrazione a sua volta ribalta, evidentemente, questo va ricordato, in capo allo stesso pubblico incaricato. Cioè, caro mio bel soggetto, mi hai creato questo danno civile, contrattuale, penale, di alto tipo. Che può essere determinato dal tuo comportamento, io come pubblica amministrazione devo anticipare i denari, ma poi evidentemente vado in rivalsa, fra virgolette, in termine atecnico, nei tuoi confronti. Scatta tutta l'attività legata, per esempio, alla Corte dei Conti, che noi ben sappiamo ha un tipo di intervento molto preciso per quanto riguarda lo sperpero di denari, in base sempre al famoso articolo 97 della Costituzione che vi ho letto precedentemente. Bene, ma non ci fermiamo qui. Non ci fermiamo qui perché negli anni a seguire, da partire dalla metà del 1993, nel 93, sì, allora nel 1993 c'è stata la famosa riforma del lavoro pubblico con un decreto legislativo che è il 29/1993, poi ampliato, eccetera. Ma ci sono intervenute tutta una serie di elementi importanti. Per esempio, è intervenuto nel 2013 con DPR 62 del 2013 il codice di comportamento dei dipendenti pubblici. E qui cominciamo a entrare sulla parte che, ripeto, prima era un po' così poco seguita, che è la parte disciplinare, perché anche la parte disciplinare di per sé comporta il rischio di responsabilità e quindi di procedimento e quindi di costi e quindi di eventuale obbligo di risarcitorio. Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ripeto, DPR 62 2013, poi anche in parte emendato, definisce sostanzialmente i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare. Ricordatevelo questo perché tornerà nella seconda parte. Ci sono dei principi generali che sono quelli classici: correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, eccetera. Qual è il tema principale? È che da un lato, vi è tra l'altro una norma relativa già lì alla prevenzione alla corruzione. E voi sapete che in tema di corruzione, già nel 2012 ci fu la famosa legge 190 sulla organizzazione dei piani triennali anticorruzione che ogni singola amministrazione avrebbe dovuto appunto predisporre.
Ma quello che interessa a questo codice di comportamento sono la parte legata alla responsabilità prevista nell'articolo 16, in cui appunto si dice che la violazione degli obblighi di quel codice può addirittura dar luogo a responsabilità penali, civili, amministrative e contabili del pubblico dipendente ed è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare nel rispetto dei principi e delle sanzioni applicabili. Quindi dovevano incominciare già all'epoca, insomma, a preoccuparsi gli incaricati di pubblico servizio anche del loro comportamento, appunto, disciplinare. Dopo questa norma ne sono seguite tante altre, tra cui il testo unico, appunto, sul pubblico impiego, che è il decreto legislativo 165 del 2001, che poi pian piano ha subito tutta una serie di modifiche, non ultima con la legge 160 del 2019, che è andata a identificare in maniera molto precisa la responsabilità dirigenziale. Sul tema della responsabilità dirigenziale vi erano un po' di dubbi, esiste o non esiste, come impatta, come non impatta, chi è dirigente, chi non è dirigente. Ecco, devo dire che qui la tematica è, come dire, abbastanza delicata, anche perché nelle nuove norme pian piano entrano sempre nel wording della norma le responsabilità dovute al dovere di vigilanza sul rispetto da parte del personale assegnato ai propri uffici degli standard quantitativi e qualitativi fissati dall'amministrazione. Quindi il dirigente è responsabile in maniera chiara e prevista legislativamente di quello che è diciamo, la performance dei propri uffici. Quindi potete ben capire che questa norma, un po' snobbata, devo dire, ante Covid, adesso incomincerà ad essere abbastanza importante per un tema di cui tratteremo dopo. Ultima norma che mi preme segnalare è il decreto legislativo 174 del 2016, che è il codice della giustizia contabile, che ancora più precisamente va a regolamentare le modalità che sovraintendono l'intervento della Corte dei Conti per tutti i temi legati alle responsabilità dei vari dipendenti pubblici e che inevitabilmente regolamenta anche quella modalità con cui chiamiamolo pubblico ministero della Corte dei Conti interviene. E vi segnalo che qui c'è un articolo 52 che parla di obbligo di denuncia e onere di segnalazione quando si conoscono i fatti reato, cioè quello che nel penale chiameremo la notizia criminis. Ecco che questo concetto, legato all'obbligo precedentemente indicato di responsabilità del dirigente, vale a dire che un dirigente è a conoscenza di una situazione, di un comportamento di un proprio dipendente che non è conforme alla legge, deve assolutamente denunciarlo, se no è lui stesso responsabile e lui stesso che rischia poi l'intervento da parte della Corte dei Conti per sovraintendere a questa a, a, per sanzionare questa sua mancanza, questa sua omissione. Questo per darvi un quadro molto veloce, molto generico, ma insomma già dandovi alcuni elementi in più per capire quant'è e chi tratta la pubblica amministrazione sa benissimo che esiste una rilda pazzesca di norme che intervengono. Tra l'altro non dimentichiamocene una importantissima, che in realtà è quella forse più applicata perché è di prima visione da parte dei soggetti, i vari contratti collettivi nazionali, a livello di categoria ma anche a livello di singola istituzione. Esiste il contratto collettivo nazionale delle varie pubbliche amministrazioni, lo sappiamo, che già prevede una serie di aspetti, ma può esistere anche a livello di singola organizzazione, un singolo ospedale, una singola struttura di altro tipo che può avere un proprio contratto collettivo che prevede sanzioni, che prevede comportamenti, eccetera. Quindi la prima cosa, quando si tratta di andare a discutere con possibili nuovi vostri clienti che hanno a che fare con la pubblica amministrazione, è questa. Caro mio, fammi sapere se esiste o non esiste al vostro interno un contratto collettivo che già regolamenta i vostri rapporti e potrebbe essere un punto di partenza molto importante. Questo per darvi un primo quadro e un primo flash sui vari aspetti. Poi entreremo invece sui singoli, proprio ancora più legati a Covid. Prego, a voi. Grazie Mario. Mi chiedono se può indicare il riferimento normativo della legge di conversione del DCPM, quello del 18 marzo, per favore. Allora,
No, perché era 20 pagine prima, non l'ho stampato. Dopo, se vai, cerco di darlo. Ma comunque, se voi andate a leggere, se voi andate a digitare legge di qualsiasi motore di ricerca, legge di conversione DL 182020, trovate le indicazioni. C'è una domanda che riguarda le Ti abbiamo perso, Matteo. Matteo? Pronto? Aiuto? Il bello della diretta. Lo so che non si sente più. Stiamo cercando di capire se Matteo Marelli riesce a recuperare, visto che le domande le ha viste lui e io invece non le ho viste. Tra l'altro non si vede neanche più il video, mi spiace di questa sospensione. Matteo, so che non senti, ma siamo noi che non vediamo te, almeno penso. Se qualcuno mi scrive, se vede me, sente me, cerchiamo di andare all'eliminazione. Ok, quindi è Matteo Marelli che ha difficoltà. Perfetto. Grazie a chi ha scritto. Se qualcuno vuole mandare una domanda, nel frattempo provo a rispondere io a me, sotto c'è scritto, sotto la chat dove vedete Ann, se è in tedesco, se voi andate a cliccare lì c'è scritto alle Teilnehmer, vuol dire tutti, e quindi se volete inoltrare la domanda a me, ecco qui. Con il nuovo principio della crisi di impresa e gli obblighi in capo agli amministratori e ODV. Allora, in teoria non è una domanda da pubblica amministrazione, perché la pubblica amministrazione è l'unica esentata dalla 231, quindi e il codice della crisi d'impresa è solo alle società private e quindi non alla pubblica amministrazione, quindi non è proprio come dire, attinente, o meglio, sì, c'è il nuovo principio della crisi d'impresa, ma che è stato rinviato tra l'altro a settembre 2021, quindi in questa situazione non è applicabile. Sì? Matteo, in base alla situazione Covid potrebbe impattare su strutture pubbliche? Impattare? In che senso? Sì, impatta già su strutture pubbliche. Poi è la seconda parte dell'intervento per essere un pochettino più precisi e specifici, ma quindi cercherò poi di darvi de degli elementi successivamente. Adesso cerchiamo ancora di recuperare Matteo. Non so se Fabio a questo punto. Matteo, no. Fabio Oliviero, vuoi intervenire tu? Sì, magari ci sono, intervengo io. Sì, mi senti? Sentite? Vai. Va bene, allora magari procedo io con l'altra presentazione. Vedo un attimo se riusciamo a proiettare le slide, altrimenti eccole qua. Allora, perfetto. Allora, cominciamo adesso, quindi bentornati. Vediamo adesso la seconda parte relativa ai casi di responsabilità nei confronti dei soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione. Allora, la seconda parte inizia con questo caso, anche qui devo dire particolare. Possiamo andare avanti. Allora, vediamo un attimo se riusciamo ad andare avanti, se no ve lo dico. Così. Allora, riguarda un procedimento penale che vede coinvolto per turbate libertà degli incanti. È un caso particolare perché deve fare riflettere in merito alla durata del procedimento penale e anche a un fattore umano che adesso comunque vi racconterò. Intanto, che cosa è accaduto in questo procedimento penale? Questo procedimento penale indagano due persone, il presidente di un ente pubblico, e poi un dipendente. Questo dipendente era indagato quale RUP, cioè responsabile unico del procedimento, per il presunto concorso nel tentato reato ex 353
di turbata libertà degli incanti. Cos'era successo? Qual era l'accusa? Nella sostanza, un dipendente che si era dimesso aveva accusato il presidente e il collega, quindi il RUP, di aver ricevuto delle pressioni affinché, visto che questo dipendente era quello che si occupava delle gare, affinché non venissero sostanzialmente, non fossero escluse dalla scelta di alcune gare delle società, tra virgolette, amiche del presidente. Questa era l'accusa che aveva, diciamo, lanciato questo dipendente. Quindi, a seguito di queste pressioni, siccome il dipendente non voleva assecondare queste richieste, questo è sempre secondo l'accusa, il dipendente avrebbe poi, diciamo, si sarebbe sentito nell'obbligo di dare le dimissioni, quindi avrebbe dato le dimissioni proprio per queste pressioni. Si è aperto poi questo procedimento penale e nel procedimento penale il presidente subito ha detto: ma attenzione, io non ho fatto assolutamente nulla, non ho prestato alcunché, non ho fatto nulla di tutto quello che mi viene detto. Anzi, ed è questo quello che si è poi scoperto successivamente, questo dipendente era già da tempo che se ne voleva andare, quindi stava cercando di trovare una scusa, un pretesto o comunque aveva costruito sostanzialmente un qualcosa che non esisteva per giustificare, diciamo così, le sue dimissioni. Il procedimento si è concluso dopo tanto tempo e adesso lo vedremo, ma la cosa brutta è che durante questo procedimento il presidente si era ammalato. Si era ammalato, gli era stato diagnosticato purtroppo un brutto male e questo brutto male lo ha portato via prima che si arrivasse alla sentenza di assoluzione. E lui quello che diceva è: io ho la mia dignità, vorrei morire ricevendo e avendo in mano una sentenza di assoluzione che vada a dimostrare che io non ho fatto nulla. Purtroppo questo non è successo, nel senso che è arrivata sì la sentenza di assoluzione, ma dopo la sua morte. Quindi questo è un caso che fa anche riflettere, perché poi la sua posizione è stata stralciata per decesso, ma nella sentenza di assoluzione è stata resa giustizia a questo presidente perché si è dimostrato che lui non aveva assolutamente commesso nulla, così come l'altro soggetto che era coinvolto, il famoso RUP. Ebbene, questa è la sentenza che vedete di assoluzione. Dovete abbassare un attimo, ok? Poi è stato denunciato a ottobre del 2013, si è concluso ad aprile del 2019 ed ha avuto un giudizio sostanzialmente lungo 2012 giorni. Ebbene, nella slide successiva vedrete immediatamente anche i costi che sono stati sostenuti per il rimborso di queste spese legali. Allora, il procedimento è durato 2012 giorni e le spese legali sono state pari, vedete, a 24.505 euro. Quindi sono state delle spese molto, molto rilevanti per poi arrivare a non aver commesso nulla. Ecco, il caso che invece vedremo adesso è un caso anche qui che deve far riflettere, perché è un sindaco che, anche qui, sindaco di un piccolo centro, che non ha fatto altro che il suo dovere. Perché? Perché molti cittadini, quindi provate a immaginare il classico piccolo paese dove ci si conosce tutti, quindi cittadini che parlano col sindaco dicendo: guarda, sindaco, che qui c'è una costruzione pericolante, quindi potrebbe essere pericolosa, potrebbe crollare da un momento all'altro. Così come anche la polizia locale aveva segnalato la pericolosità di questo manufatto. Quindi il sindaco non ci ha pensato due volte, aveva fatto intanto la richiesta anche ai beni culturali. Beni culturali, anche qui il discorso di burocrazia aveva perso tempo. E qui si rischiava non solo di creare un danno alla chiesa che era proprio attigua a questo manufatto, ma isolare anche una frazione di questo piccolo paese che era collegata esclusivamente con questa strada che affiancava questo manufatto. Ebbene, intanto vediamo la scena, diciamo, del crimine. Vi ho portato la foto, vedete? Allora, intanto, se poi andiamo avanti, vedrete anche le frecce. Sulla sinistra, dietro a questa gru, si vede proprio il manufatto che è stato demolito dal sindaco. Vedete poi sulla destra la chiesa con le mura, quindi che si rischiavano appunto di essere danneggiate, ma soprattutto vedete in fondo nella freccia rossa delle case. Ecco, quelle sono le case della frazione che rischiava di essere isolata, perché vedete che l'unica strada che conduceva a quelle case era proprio dove passava questo antefatto, questo manufatto, scusatemi. Quindi il procedimento si è concluso con un'archiviazione, quindi il magistrato non ha fatto altro, il pubblico ministero, che dire effettivamente ha fatto quello che doveva fare.
una richiesta di archiviazione che è arrivata, quindi vediamo anche nella slide successiva il decreto di archiviazione, ma la cosa che deve far riflettere è non tanto il fatto che i fatti sono di per sé si sono conclusi nel giro di poco tempo, ma il fatto che comunque questo sindaco, per aver fatto il suo dovere, per aver semplicemente reso incolume un qualcosa che poteva invece essere pericoloso, è stato soggetto di un'indagine penale. Si è visto poi archiviata la vicenda e ha dovuto poi sostenere spese legali rimborsate dalla compagnia pari a 5.600 euro circa, come vedremo adesso nella slide che vi ho. Ecco, questa qua, 5.673,06 di spese legali. Quindi capite che sono spese che uno poteva anche evitarsi se la giustizia avesse avuto un corso, diciamo, diverso rispetto a quello che invece ha avuto nel caso che vi sto illustrando e che vi ho illustrato. Ebbene, passiamo adesso invece ad un altro caso che fa riflettere soprattutto per il discorso di essere nominati o comunque di andare a fare un qualcosa e di essere in questo caso commissario straordinario di una società partecipata. Bene, il soggetto è stato nominato commissario straordinario in una società partecipata, solo che cosa è successo? È successo che i soci hanno avanzato una richiesta, quindi hanno intrapreso un'azione di responsabilità nei confronti di questo soggetto che lavorava quindi all'interno, diciamo, come pubblica amministrazione, rivestiva un ruolo pubblico. È stato chiesto un risarcimento del danno nei suoi confronti per oltre 250 milioni di euro per presunta mala gestio. Allora, quindi voi vedete che anche qui il pericolo, no, di andare a ricoprire un incarico come autorità pubblica all'interno di una società partecipata, ovviamente può non solo avere una responsabilità di natura penale, non solo di natura amministrativa, ma anche civile. Quindi quello che diceva prima l'avvocato Dusi, attenzione al fatto di avere anche doversi difendere da una richiesta danni. E questa è quella che vi sto illustrando con i relativi importi, è una cosa molto importante. Io vi dico, il procedimento è ancora in corso, però perché ve lo illustro? Ve lo illustro proprio per il rischio che un soggetto può avere nel ricoprire un certo incarico, soprattutto poi anche l'entità delle spese legali. Perché per una vertenza del genere, con oltre 205 milioni di euro, sino ad ora, Roland ha rimborsato spese legali, sino ad ora, per 100, quasi 108 mila euro. Quindi immaginate un attimo, 108 mila euro solo di spese legali. Quindi anche qui, attenzione, 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 proprio ai rischi che si possono correre nel ricoprire certi incarichi, non solo responsabilità penale, amministrativa, ma anche civile, e questo è un caso. Invece, i due casi che vi volevo illustrare ora si ricollegavano un po' alla fase 2. Abbiamo sentito e avete sentito in questi giorni la cosiddetta riorganizzazione del trasporto pubblico, no? Trasporto pubblico locale, ma comunque del trasporto pubblico in generale. Ebbene, io vi volevo illustrare due casi che devono far riflettere. Sono due casi pre-Covid, quindi sono due casi ancora in corso, ma che alla luce di quello che sta succedendo e che succederà nei prossimi giorni in ambito anche di riorganizzazione, potrebbero essere attuali. Quindi attenzione, facciamo sempre una riflessione anche a chi gestisce il trasporto pubblico di pensare a queste cose. E cioè, il caso che vi illustro adesso è l'autobus chiamato Desiderio. Perché? Perché un dirigente, per una questione aveva deciso di aveva dovuto, diciamo così, sopprimere alcune corse di autobus, e quindi i pendolari hanno presentato delle denunce nei confronti del dirigente per interruzione di pubblico servizio. Quindi questo è quello che voi vedete, vedete proprio l'avviso di garanzia ricevuto dalla persona assicurata. Ripeto, è un procedimento ancora in corso e lui è intanto indagato per interruzione di pubblico servizio. Ma il caso successivo che vi illustro è quello di colui che dovrebbe controllare sugli autobus che tutto sia ok. In questo caso il famoso controllore. Allora, che cosa è successo nel caso che vi illustro adesso? Il controllore è salito sull'autobus per fare il suo lavoro, cioè per vedere la regolarità dei titoli di viaggio di coloro che erano in quel momento sull'autobus. Si avvicinano, questo controllore si avvicina ad un viaggiatore, chiede, prego il biglietto, e questo viaggiatore
esibisce un biglietto che però non va bene. Sostanzialmente lui era fuori la città, quindi viaggiava fuori città e invece aveva in mano un biglietto per la città, quindi non andava urbano quando invece doveva avere un biglietto extraurbano. Di conseguenza il controllore ha detto: mi dispiace, ma lei sta viaggiando con un documento non in regola e quindi le devo fare quella che chiamiamo comunemente la multa. Quindi ha detto: la invito a declinare le sue generalità. E lui ha detto: va bene, mi chiamo Pasqualino. Fanno dei controlli e dice: guardi, questi dati non risultano, guardi che lei sta commettendo un reato perché sta comunque comunicando dei dati falsi. Quindi le do una seconda possibilità, mi dia i suoi dati, mi dia le sue vere generalità. E lui ha detto: effettivamente non mi chiamo Pasqualino, ma mi chiamo Paperino. Hanno verificato, i dati erano quelli, e quindi il controllore che cosa ha fatto? Semplicemente ha redatto il verbale, quindi gli ha fatto la multa, quella che noi comuni mortali chiamiamo multa. Quindi gli ha rilasciato il verbale, arrivederci, questi sono i dati dove può pagare, arrivederci. Dopo qualche giorno, e questo lo vedremo nella slide successiva, il controllore viene chiamato dai carabinieri dicendo: guarda che quel passeggero ti ha denunciato e quindi devi venire qui a ricevere il verbale di identificazione, quello che vediamo infatti nella slide successiva. E nella slide successiva proprio vediamo quello che ha ricevuto il controllore, eccolo qua. Ed è sostanzialmente indagato per minaccia e per falso, perché secondo il viaggiatore, questo signore, quindi il controllore, avrebbe redatto un documento falso dicendo delle cose che non corrispondevano alla realtà. È un procedimento ancora in corso, però perché ve l'ho voluto illustrare? Proprio perché dobbiamo porre l'attenzione a coloro che oggi stanno riorganizzando il trasporto pubblico e a coloro che sono, diciamo, hanno il compito di controllare quello che deve essere fatto alla luce proprio delle restringenti normative e comunque da tutto quello che è previsto oggi dalla normativa in merito anche ai viaggi, quindi alla riduzione e al viaggiare al divieto degli assembramenti. Avete visto, proprio notizie di ieri, avete visto a Napoli, quando c'erano tutte quelle persone che scendevano dal treno, erano tutti ammassati, no? Ecco, quindi proprio queste sono delle cose, ma chi deve controllare? Siamo sicuri che magari chi controlla, chi deve fare il suo lavoro, poi non si trovi coinvolto, come in questo caso, in un procedimento penale. Quindi ecco perché ho voluto illustrarvi questo, perché dobbiamo porre l'attenzione soprattutto, ripeto, a coloro che, ai vostri clienti che gestiscono il trasporto pubblico, di porre massima attenzione a queste cose e di sottoscrivere una polizza di tutela legale, perché se si è coinvolti in questo procedimento penale si rischia proprio quello che vi ho fatto vedere adesso. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione e ripasso la parola adesso a Matteo Marelli o al dottor Pipitone, perché non so se Matteo in questo momento è collegabile. Grazie ancora intanto. Mi sembra che Matteo Marelli abbia ancora difficoltà, Pipitone, o proseguo io? Pipitone? Anche lui c'è. Penso a questo punto, se posso permettermi, forse è meglio se prosegui, poi se ci sono domande o se c'è qualcosa, penso che poi ce le faranno alla fine. Allora c'è stata subito una domanda. Intervengo io, buongiorno a tutti. Mi Ecco. sente? Sì. Volevo accendere e assumere quello di Fabio l'intervento, che ci ha illustrato i rischi, diciamo, del pubblico. Quindi uno fa il suo lavoro con la massima coscienza e rischia comunque di essere indagato, sospettato di aver commesso un reato o anche per danno erariale. Non commesso dal nostro cliente. E volevo chiedere al dottor Viviero, Fabio, in base alla tua esperienza, fatto 100 i casi in cui è stato, diciamo, indagato un funzionario pubblico, in quanti casi c'è stata l'archiviazione, l'assoluzione e in quanti la condanna? È Allora, sicuramente dalla percezione, non è un dato statistico sotto mano, immagino. no, certo, ma allora io vado proprio a memoria, nel senso che alla fine della fiera di condanne ad oggi non ne ho viste. Quindi ad oggi non ho visto, ho visto archiviazioni e poi ho visto molti, molti dibattimenti, quindi si andava avanti addirittura anche in filo in Cassazione in alcuni casi.
proprio per la testardaggine del pubblico ministero di voler andare avanti fino alla fine. Però ecco, molti si concludono nell'archiviazione, sono fortunati, diciamo così, perché dobbiamo usare questo termine, perché si concludono con l'archiviazione, però molti proseguono nel dibattimento. Penso non solo fortuna, perché penso che semplicemente è stata accettata la verità grazie anche agli avvocati e altri professori Certo, intervenuti, immagino. Perché la fortuna davanti al giudice sicuramente. può essere un elemento, ma non è quello che fa diciamo, Certo, muovere il giudice. ma Chiaramente questo illustra che il rischio oggi è già molto forte. Siccome cambia col Covid, no? C'è stata una notizia in questi giorni, cosa succede se su un autobus diciamo, che supera il numero diciamo massimo infezioni, vogliono salire persone e il controllo non riesce a far scendere le persone. E quindi, ma meno male, queste continuano a viaggiare. Cosa succede se poi uno dovesse ammalarsi, no? Chiaramente poi come fa a provare che si è nato in questo contesto? Ma solo una domanda per Mario. Il cittadino potrebbe far causa, chiedere danni al funzionario pubblico dicendo tu non hai evitato che la gente è salita sull'autobus e per questo motivo io ho rischiato di infettarmi. Mario, a te la parola. Rischiato, no, perché non si dà una causa sull'eventualità. Se comunque fosse uno si ammalasse e dovesse effettivamente far causa ai mezzi pubblici, può anche darsi che allora, sicuramente la causa la può fare senza alcun problema, nel senso che era un po' quello che menzionavo io proprio in apertura, le varie norme, tra cui l'articolo 7 del DPCM proprio sui mezzi pubblici. Tant'è vero che in questo periodo sono state tante, prima che ci fosse la giornata di ieri, insomma, dell'inizio della fase 2. Ci si poneva la domanda, ma chi farà rispettare queste norme? Io non so adesso, ahimè, non uso i mezzi pubblici perché ho uno scangherato motorino, che mi basta e avanza, ma il problema è capire chi fa i controlli. Li hanno fatti, mi dicevano che ieri c'erano abbastanza controlli da parte dell'ATM nelle zone centrali, ma mi sembra impossibile che esista un incaricato dell'azienda tranviaria milanese a ogni singola fermata di ogni singolo stop previsto in tutta la città di Milano e provincia, quindi mi sembra abbastanza difficile. Quindi sicuramente il rischio c'è, era esattamente quello che volevo significare a tutti quando ho menzionato quelle prime norme. Posso aggiungere, Mario, scusa, posso Certo. aggiungere solo una cosa? Perché probabilmente il dottor Pipitone si riferiva a quella notizia che avrete sicuramente letto, perché qualche giorno fa, voi sapete che a Milano ci sono alcune linee, anzi le linee della metropolitana hanno le linee sostitutive notturne, quindi durante la notte viaggiano questi autobus. A un certo punto, adesso non so se fosse la fermata di Cadorna, comunque in una fermata sono salite circa 30 persone, quindi ben oltre quelle che l'autobus poteva, tra virgolette, sopportare e supportare. Quindi l'autista ha iniziato a dire: dovete scendere, non potete salire, non potete stare qui. Quindi l'autista si è fermato, è rimasto fermo per un po' questo autobus, e quindi il dubbio è: non è che magari questo autista, purtroppo poverino, nel fare il suo dovere, magari rischia anche la denuncia di interruzione di pubblico servizio. Questo era un po', no? Il rischio, no? E tutto può Tutto succedere, no? è possibile, penso che lo vedremo fra un paio di mesi quale sarà l'esplosione Certo. di queste vicende. Dobbiamo Certo. tenere a conto un aspetto importante che vorrei fosse chiaro a tutti. Il primo soggetto del quale si è occupato il governo per tutelarlo a livello Covid è stata la pubblica amministrazione. Questo che sia chiaro. Quindi sono stati i primi a interrompere e saranno gli ultimi a iniziare in maniera piena, perché è come dire, un'autoconservazione del sistema. Che siano le poste, che siano addirittura i primissimi da noi, le cause, i processi, i giudici, cioè i tribunali chiusi. Voi sapete che c'è un provvedimento che dice che in teoria dopo l'11 di maggio si possono iniziare le cause. Nel frattempo il Ministero di Grazia e Giustizia ha già emanato una circolare che dice che consiglia a tutti i giudici e a tutte le cancellerie di rimandare e rinviare tutti i procedimenti dopo il 30 di giugno, per dare un margine dall'11 di maggio al 30 di giugno di organizzare al meglio gli uffici per la tutela riguardante il Covid. Questo per capirci. E quindi se possono fare una cosa del genere è evidente che, così come hanno fatto, che il primo soggetto ad autotutelarsi è lo Stato con i suoi stessi incaricati. Prima di passare alla seconda fase, per darvi ancora più spunti legati al Covid,
Ho visto rapidamente una domanda intelligente: sarebbe configurabile per il broker il rapporto di immedesimazione organica con la PA per l'aggiudicazione del contratto d'appalto, o meglio, a seguito di aggiudicazione per quanto riguarda appunto le coperture assicurative? Secondo me no, la figura del broker è talmente particolare che non mi pare possa rientrare in quella tematica che menzionavo prima quando facevo l'esempio della Corte di Cassazione sui contratti ad esempio di sponsorship. Bene, torniamo ad alcuni esempi pratici attuali. Covid. Allora, innanzitutto... Io mi senti? Sì, adesso sì. Oh, vabbè, ok, sono tornato, va bene. No, io ho sentito tutto, mi dispiace per l'inconveniente. Se volete potete rifare le domande a me e alla fine le ripongo io ai relatori. Grazie. Bene, bentornato. Allora, innanzitutto mi avete chiesto prima la legge di conversione del DL 1820 e la legge 27 del 24 aprile 2020 in Gazzetta Ufficiale 110 del 29/4/2020. La bellezza di 365 pagine. Buona lettura a voi, come non sono fatta io. Detto questo, primo aspetto importante. Sicuramente il legislatore ha capito che la pubblica amministrazione deve avere un po' più di manica larga per agire su tutta una serie di cose che non hanno fatto negli anni precedenti. Allora, ecco che all'articolo 5-quater, la legge di conversione che ho appena menzionato, che titola misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi medici, quindi le famose mascherine e quant'altro, abbiamo un passaggio che dice: in relazione ai contratti relativi all'acquisto di dispositivi di cui al comma 1, eccetera, nonché per ogni altro atto negoziale conseguente all'urgente necessità di far fronte all'emergenza Covid. Perché stava registrando, per cui stavo sperando. Matteo, hai il microfono aperto adesso, stai esagerando. Allora, tali atti sono sottratti al controllo della Corte dei Conti. Per gli stessi atti la responsabilità contabile amministrativa è comunque limitata ai soli casi in cui è stato accertato il dolo del funzionario e dell'agente che li ha posti in essere o che vi ha dato esecuzione. Quindi il primo concetto è: in realtà su certi acquisti, quelli del materiale medico, di fatto la legge dice benissimo, evitiamo la responsabilità, lasciamola da parte, quindi solo ed esclusivamente, questo sappiamo benissimo tutti che non può essere escluso, il dolo specifico del funzionario che magari ha fatto il furbetto e ci ha guadagnato dei soldi. Quindi questo è il concetto principale, solo per quell'elemento. Per tutti gli altri invece c'è un ampliamento, secondo me. Se noi andiamo a vedere i vari articoli legati per esempio ad altri acquisti, mi viene in mente l'articolo 87, sempre della legge di conversione, che parla delle spese straordinarie per quanto riguarda il lavoro, e anche qui il tema è: un aspetto della pubblica amministrazione è stato completamente dimenticato negli ultimi anni. Allora, esisteva una risoluzione dell'Unione Europea del 13 settembre del 2016 che assolutamente già allora diceva che riuscire a dare la possibilità ai propri dipendenti di svolgere il lavoro agile, il cosiddetto smart working. Benissimo. Casualmente se ne sono ricordati e casualmente il governo, con due circolari, la numero 1 e la numero 2 del 2020, emesse il 4 di marzo del 2020, quindi in pieno tempo già di conoscenza del Covid, ci dice che le misure incentivanti per il ricorso alle modalità flessibili di svolgimento della prestazione devono essere svolte dalla pubblica amministrazione, cioè dice che almeno il 10% dei dipendenti dovrebbero lavorare da casa o comunque smart working, fuori dagli uffici. E la numero 2 ci parla addirittura dei casi in cui questa scelta debba essere fatta. Chi è che fa la scelta? Chi è che decide in questa situazione, in questo periodo di Covid, chi deve lavorare da casa, con quali computer, chi li compra e soprattutto chi invece deve venire e quante persone rispetto ad un ufficio pubblico debbano rimanere a casa o meno? Tutta questa scelta viene posta in capo al dirigente. Quindi chi di voi ha nel proprio, come dire, carnet di clienti dei dirigenti della pubblica amministrazione deve drizzare le antenne. Sì, perché? Perché si è ben visto di dire: cari miei, qual è il problema? Il dirigente deve prendere queste decisioni. E qual è l'ulteriore problema? Che se il dirigente decide di lasciare a casa dei soggetti, perché li lascia a casa ma non in smart working, perché non ci sono i computer, perché non ci sono i collegamenti sicuri, perché non riescono a fare i collegamenti, perché non c'è la DSL, eccetera, la attuale interpretazione di queste circolari che vi ho appena menzionato
incrociate con l'articolo 87 della legge di conversione, appunto nella scelta di questo lavoro agile, dice in maniera molto chiara che non sono provvedimenti autoritativi dell'autorità statale di chiusura dei pubblici uffici e di sospensione dell'attività, ma bensì anzi un provvedimento datoriale del dirigente che avvale del processo di riorganizzazione della struttura di riferimento e applicati gli istituti contrattuali che disciplinano congedi, permessi, recuperi, rotazione, home working e quant'altro, prende in maniera adeguatamente motivata la decisione di chi lasciare a casa. Chi lascerà a casa anche per chi non lavora, perché ritiene che il pericolo del Covid rispetto a un ufficio non ben organizzato sia maggiore. Quindi per rischiare di meno la propria responsabilità per una malattia vera e propria, decide di lasciarli a casa. Qual è il fatto? Qual è il dato di fatto? Che la decisione deve essere basata, come al solito, su soliti criteri di efficacia, efficienza, economia e quant'altro. Ma chi sta a casa, non potendo fare home working, è sostanzialmente un soggetto che svolge la propria attività lavorativa. Quindi, di fatto, è un'assenza, ma è un'assenza pagata. Ecco perché chiedono al dirigente di motivare perché lascia a casa Tizio, Caio, Sempronio, che pur non possono svolgere il home working. Vi rendete conto che questa è una decisione molto importante, perché da una parte c'è il problema Covid ed eventuale rischio di responsabilità, dall'altra ancora abbiamo il problema di servizio, perché in tutto questo è evidente che il dirigente deve comunque sempre riuscire a garantire il servizio. E tutta questa responsabilità viene buttata in capo ai dirigenti. Quindi sappiate che da questo punto di vista è evidente che quelli che rischiano maggiormente sono questi. E allora quali abbiamo di altri casi? Beh, due aspetti, due casi molto particolari che mi piace menzionare. Uno è quello, sotto gli occhi di tutti, in questo ultimo periodo, che è molto particolare rispetto alla domanda che mi era stata posta prima in tema di 231, relativamente alla 231. Allora, ho già detto prima e ripeto, la 231 non si applica mai alla pubblica amministrazione. Il Pio Albergo Tribuzio di Milano in realtà ha fatto un'altra cosa, cioè si è autonomamente organizzata in maniera tale da rispettare la 231, ha fatto un codice etico, ha fatto un modello organizzativo, ha nominato un organismo di vigilanza e quindi quando è iniziata l'indagine per omicidio colposo e epidemia colposa è stato indagato il direttore generale per non aver fornito i DPA, le mascherine, i tamponi, eccetera. E quindi il problema è che è nata quella procedura, ma è nata automaticamente anche l'applicazione della 231, perché appunto si è autonomamente questa struttura pubblica dotata di quell'organizzazione, cioè del modello organizzativo. È molto particolare, è assolutamente molto particolare. La domanda che si pone è: che tipo di responsabilità avrà quel dirigente, al di là delle sue personali, omicidio e eventuale epidemia colposa? Innanzitutto, i soci del Pio Albergo Tribuzio, quindi il Comune di Milano e la Regione Lombardia, chiederanno al dirigente, cioè al presidente, il risarcimento del danno per aver agito male? Forse sì. E ancora, la Corte dei Conti, qualora dovesse venire fuori una condanna ex 231 al PAT, a quel punto si rivolgerà al presidente che non ha applicato il modello organizzativo in maniera corretta e quindi chiederà a lui il risarcimento di un eventuale danno che il Pio Albergo Tribuzio dovesse venire a dover pagare in base ad una sentenza ex 231? Quindi queste sono le domande di questo caso molto particolare. A proposito di tema di 231, lasciatemi dire con un minimo di piacere ed orgoglio che un mio articolo in tema di 231 e campionato di calcio di Serie A, secondo il quale, secondo la mia opinione, il campionato di calcio non può riprendere anche perché tutte le società calcistiche hanno la 231, è stato recentemente pubblicato sulla rivista che potete trovare online che si chiama Antiriciclaggio Compliance, con la quale appunto ho iniziato una collaborazione, e quindi troverete in questo articolo sulla 231 e sul campionato di calcio. Ma qual è l'altro caso che è agli occhi di tutti? Il famoso caso delle mascherine della nostra amica Pivetti, che per tanti anni è rimasta nel dimenticatoio e adesso è ricomparsa e balzata agli onori della cronaca per il famoso acquisto delle maschere. Al netto del fatto di quello che dice la Pivetti come difesa, e cioè che i meccanismi di valutazione e validazione delle maschere sono cambiati fra metà marzo e primi di aprile, e al di là del fatto che l'INAIL doveva autorizzare le mascherine il giro di 3 giorni e che si è fatta viva dopo 18 giorni, e va bene. Qui c'è un tema, e cioè
se voi andate su qualsiasi sito online e mettete pivetti, mascherine, eccetera, troverete online un contratto redatto sulla carta intestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri che autorizza l'acquisto delle mascherine per un bel importo di 23 milioni di euro con il pagamento del 60% alla firma della presente commessa. Quindi senza ancora aver visto nessuna mascherina, senza ancora aver visto se queste sono erano o non erano certificate, non certificate e quant'altro, su carta del Presidente del Consiglio dei Ministri è stato detto ok, paghiamo il 60% dei 23 milioni di euro che mal contati sono 15 milioni di euro. Ora, al di là della responsabilità eventualmente penale in capo alla società Only Italia Logistics della signora Pivetti, ma chi ha autorizzato questo tipo di pagamento è responsabile? Potrà alla Corte dei Conti andare a dire bello mio, tu hai buttato 15 milioni di soldi degli italiani fuori dalla finestra senza andare a verificare prima se questi benedetti dispositivi arrivavano o meno? Sicuramente sì, e sicuramente anche di questo sentiremo parlare in futuro, come di tutte le varie cause fatte adesso iniziate, varie class action eccetera, iniziate nei confronti del Presidente del Consiglio per un comportamento fatto tenuto in maniera poco a quanto pare. Sono dell'opinione che vi sia troppa burocrazia in Italia per quanto riguarda i vari la pubblica amministrazione. Sono contento che si sia data un pochettino più di responsabilità ai dirigenti che a questo punto devono prendere in mano la situazione. Naturalmente lo possono fare nel momento in cui hanno la possibilità evidentemente di intervenire sui propri dipendenti. Tutto questo per dire di nuovo che vi è un grosso rischio di responsabilità nei mesi che andremo a vivere, mi auguro, con un po' meno di Covid sulla schiena, e che prima o poi vi arriveranno tutta una serie di istanze e richieste, che siano della Corte dei Conti, che prima chiedono risarcimento dal punto di vista civilistico, penalistico, la pubblicazione, se dovesse pagarla, andrà a chiedere successivamente ai propri incaricati. Sicuramente nel futuro questa tematica sarà ancora molto sviluppata e sicuramente la durata delle cause, l'importanza delle cause sarà da tenere, come dire, un po' sollevata, fra virgolette, con la possibilità di avere qualcuno, qualche professionista che possa aiutare in maniera molto precisa i dipendenti pubblici, perché di cause ne arriveranno davvero tante. Questa è la mia opinione comunque. Sono aperto alle domande di tutti. Prego. Grazie Mario, mi sentite adesso? Sì. Ok, perfetto, benissimo. Allora, c'era una domanda relativamente a, diciamo, affidamenti diretti in merito proprio all'acquisto di mascherine, no? E una domanda che mi incitava a quello che è successo nel Lazio pochi giorni fa, in merito al fatto che la Regione Lazio ha acquistato direttamente, senza gara, ha fatto un affidamento diretto per circa 36 milioni di euro per l'acquisto circa di 9 milioni di mascherine, 9 milioni e mezzo di mascherine. Chiaramente questo affidamento è passato sotto, diciamo, la validazione anche del Presidente della Regione Lazio e così via. Mi chiedono, in una situazione di necessità come poteva essere questa, in una situazione emergenziale sanitaria, l'amministratore pubblico poteva ovviare allo strumento della gara per fare un affidamento di questo tipo e quindi acquistare un bene che poteva essere di necessità per la popolazione, o anche in questo caso sarebbe dovuto passare per la gara e quindi la Corte dei Conti si può muovere nei suoi confronti per un danno erariale e verificare quindi se questo acquisto è stato fatto nel secondo dei criteri corretti oppure no? Ma secondo me qui c'è un problema legato alla precedente normativa e quella nuova. A mio modesto avviso, mentre con il DL precedente, se stiamo parlando esclusivamente di materiale medico-sanitario, mentre nel DL precedente vi erano un po' di dubbi su questa cosa e ci fu poi l'obbligo di passare attraverso il, come si chiama, l'ente, adesso mi sfugge, l'ente di Renzi sostanzialmente per gli acquisti, la nuova legge, cioè la legge di conversione, prevede proprio questo articolo nuovo, completamente nuovo per l'acquisto di dispositivi medici, che è l'articolo 5.4 che menzionavo prima, che proprio dice che non c'è bisogno di particolari attività e si può andare direttamente ad acquistare
andando esenti dalla verifica della Corte dei Conti, fatto salvo chiaramente il caso di dolo. Quindi secondo me sì, nella misura in cui addirittura con la nuova legge si evita addirittura la Corte dei Conti, proprio per le emergenze. Adesso starà a capire questa emergenza quanto dura, perché noi abbiamo sentito parlare di milioni di mascherine che arrivano con milioni di euro da versare, sì, ma quante ne sono arrivate, quante ne sono state distribuite, da chi, da come, ne abbiamo abbastanza, cioè prima o poi questa emergenza dovrà anche finire, quindi il tema è capire quanto sarà la durata di questa emergenza. Poi ci sono due domande in merito alles società capitale pubblico. La prima è, ipotizzando un'azienda del trasporto pubblico come può essere la TM o qualsiasi altra società di un'altra città, e il fatto che queste adesso stanno mettendo un tetto massimo di passeggeri a bordo dei loro mezzi pubblici, questa modifica, diciamo, dei loro regolamenti dovrà essere recepita anche nei modelli organizzativi? 231, se ce li hanno? Sì, secondo me sì, però bisogna vedere quanto dura. Cioè, siamo di nuovo al punto di prima, il concetto dell'emergenziale è importante. Cioè, se noi riteniamo che l'emergenza duri ancora 3 settimane, non ha senso. Sì, la Consip, grazie Giulio Bracchi. Sicuramente sì. Cioè se l'emergenza dura poco, no. Se l'emergenza continua e la norma rimane per i prossimi 2 anni, sicuramente sì. Ok, col fatto che ci fosse, diciamo, l'obbligo dell'aggiornamento, mi chiedono se poi ci fosse nei confronti dell'azienda del trasporto delle richieste di risarcimento perché ci sono stati dei passeggeri che si sono ammalati, e da una serie di indagini venisse fuori che molto spesso questo numero massimo di capienza è stato superato, ci può essere un provvedimento 231 nei confronti di queste società per il fatto che non è stato rispettato il modello organizzativo che prevedeva un tetto massimo di passeggeri a bordo? In teoria sì. Sì, però okay. Prima della 231 c'è tutto il resto, insomma, poi diventa un po'. Mi chiedevano proprio una domanda specifica sulla 231. Sì, e sì. La parte successiva è: a seguito dei risarcimenti pagati nei confronti quindi di possibili passeggeri, ci può essere poi un procedimento davanti alla Corte dei Conti per il funzionario della società che ha disposto questo regolamento? Per averlo mal attuato o mal applicato? Mal applicato? Sì. Secondo me sì. Era un po' il tema che io dicevo all'inizio quando parlavo dei vari tipi di controllori che possono esistere, no? Dicevo il Covid manager piuttosto che cose del genere. Se sono incaricati pubblici e devono far rispettare determinate norme, non lo fanno. E quindi poi, cioè, risarciscono loro e poi la Corte dei Conti agisce nei loro confronti. Ok. Poi mi fanno una domanda sulla responsabilità dei dirigenti degli enti locali verso i dipendenti degli enti, nel senso in materia di sicurezza sul lavoro. Questo è un tema che abbiamo trattato anche negli altri webinar. La domanda è come devono comportarsi in ambito di uso di mascherine rispetto ai protocolli di sicurezza? Chi deve dotare le mascherine ai dipendenti? E la misurazione della temperatura come può essere svolta in ambito di uffici pubblici, sia nei confronti dei dipendenti ma anche di un terzo, tipo un cittadino, che entra nell'ente pubblico per chiedere una dichiarazione o richiedere un certificato che non può fare online? Come comportarsi? Bene, direi. sì, le norme ci sono, cioè i protocolli famosi che sono previsti nel DPCM, che addirittura ne ha allegati, se non ricordo male, 3, di cui uno specifico per i cantieri e un altro per gli uffici normali, un terzo, non ricordo bene per che cosa, è chiaro che devono essere seguiti. E se devono essere seguiti, quando tu entri in casa di qualcuno, devi chiedere chi è, come dire, il master of the house. Se il master è il dirigente master del Comune di Milano, e al Comune di Milano fanno entrare 1000 persone invece di 20, è chiaro che è responsabile. Poi resta da capire che senso ha, o meglio, resta da capire un'altra domanda che mi è stata fatta in questo periodo, è benissimo, ma se io vado in un posto come può essere l'S Lunga e lì mi fanno entrare perché la legge prevede che ci sia un controllo tramite appunto termoscan piuttosto che cose del genere, ma poi ci fuori una coda di 50 persone che aspettano a calcate, insomma, la coda è chiaro che teoricamente non c'è nessun obbligo da parte dell'S Lunga piuttosto che della pubblica amministrazione di dire non state accalcate fuori dal Comune di Milano, aspettare di entrare, come scene che si sono viste spesso quando si va a fare i documenti alle 8 di mattina con 50 persone che si spingono per entrare per primi e arrivare per primi a staccare il numerino. Però fuori in teoria non è responsabilità loro. Cioè,
Una cosa che secondo me è stata detta molto spesso e che purtroppo alcuni non riescono proprio a farsi entrare, che non è che sia bisogno per forza del controllore che ti spara sul mignolo se non stai attento, perché sennò tu non stai attento. Cioè non è che se qualcuno non ti picchia in testa tu, mi verrebbe da dire, fai 20 passi, entri in un tram e ti butti a pesce su tutti quelli che sono seduti lì e gli dici benissimo, baciatevi tutti. Cioè, signori, le norme valgono per tutti, è una cosa straordinaria che è accaduta, le norme sono state fatte affinché tutti le seguano. Poi in realtà già parlare di un qualcuno che deve controllare che le norme vengono applicate è già qualcosa che va al di là della norma, perché ricordiamoci, le norme sono state emesse nei confronti di tutti i cittadini. Poi che ci siano i soggetti obbligati a verificare, come può essere il capo ufficio, pubblico o privato, il presidente di un'azienda o quant'altro, è un qualcosa in più per dare un garante in più. Ma le norme sono quelle, cioè se in un ufficio c'è scritto con dei cartelloni grandi così, potete entrare solamente una volta, vi dobbiamo fare, non venite se avete 37 di febbre, mettetevi le mascherine, e la gente comunque va a contatto di febbre senza mascherina, beh, insomma, non è che possa essere sempre colpa di qualcun altro. I primi soggetti ad applicare la norma siamo noi, tutti, dalla A alla Z. Grazie Mario, c'era poi una domanda sulla polizza di tutela legale. Io mi chiedevano se in ambito di aziende, cioè a capitale pubblico, ma comunque anche in ambito di enti pubblici in generale, la copertura di tutela legale copre eventuali richieste danni fatte dal dipendente per essersi ammalato di Covid sul luogo di lavoro. Assolutamente sì. Tra l'altro, le nostre polizze di tutela legale, sia per gli enti pubblici che per le società, che siano società a capitale pubblico o a capitale privato, hanno la garanzia contro verso di lavoro, quindi eventuali richieste da parte dei dipendenti per infezione da Covid come spese legali sono coperte. Aggiungo una cosa che abbiamo detto anche in altri webinar, ma che i nostri account hanno comunque comunicato a quasi tutti gli intermediari che lavorano con noi, che da subito abbiamo studiato una soluzione per garantire alle nostre aziende che erano già clienti, ma che volevano comunque anche a quelle che volevano approcciarsi alla copertura legale in questo periodo, abbiamo previsto una retroattività per le vertenze derivanti dal Covid senza alcun limite di tempo. Questo per far sì che un'azienda che, o anche un ente che si va a assicurare oggi, ma dovesse avere una vertenza con un dipendente domani, per una possibile infezione da Covid sul luogo di lavoro che è successa un mese e mezzo fa, questa tipologia di sinistro, se non già a conoscenza della società ovviamente, sarebbe coperto. Questo per rispondere alla domanda che mi è stata posta sulla operatività della copertura di tutela legale. Detto questo, visto che abbiamo esaurito le domande, Io ne ho una qua, ne ho una qua che mi è ok. arrivata probabilmente a me privatamente. In caso di sottoscrizione da parte dell'ente di quella copertura proposta da UnipolSai che prevede una diaria in caso di ricovero e l'erogazione di 3.000 euro in caso di terapia intensiva, ci sono rischi in capo al funzionario o segretario che ne ha deciso l'adesione? Mi sembra difficile nella misura in cui vada. Oddio. È vero che qua il funzionario va a tutelare maggiormente una posizione di un soggetto che può essere dipendente rispetto a una posizione che già è tutelata dall'INAIL, in teoria. Questa polizza è qualcosa di suppletivo, qualcosa di in più. Dal punto di vista pubblicistico, cioè pubblica amministrazione, secondo me qualche rischio potrebbe correrlo perché di suo sponte ha voluto coprire maggiormente i propri dipendenti. A meno che non sia un'amministrazione pubblica che abbia milioni e miliardi perché ha lavorato sempre perfettamente ed è piena di soldi, allora varrebbe la pena a maggior tutela dei propri dipendenti, senza dubbio. Ma se appena appena un'amministrazione pubblica di quelle normali, che sono sempre in passivo, fra virgolette, fare in più una polizza che non è di quelle obbligatorie, francamente non ne vedo molto il motivo. Potrebbe esserci una responsabilità, direi. Mario, mi citano adesso sul gong una sentenza della Corte di Cassazione, la sentenza 5264 del 17 marzo 2015, che dicono essere in contraddizione secondo il testo unico, per cui gli amministratori, quindi i sindaci, non hanno diritto al rimborso delle spese legali derivanti da un patrocinio, in quanto i soggetti che ne hanno diritto sono solo quelli che hanno un rapporto di lavoro dipendente. Quindi mi chiedono se un ente che
rimborsa le spese legali a questi soggetti o fa una polizza assicurativa per rispondere, per rimborsare le spese legali a questi soggetti, rischiano un danno erariale oppure no? Vai, rispondi tu, poi aggiungo una cosa io su questa domanda. Questo è l'eterno problema della differenza tra i dipendenti, i dirigenti, quelli nominati a livello di elezioni, copertura, eccetera. È un tema che abbiamo affrontato in un intero seminario, in un intero workshop, e nel quale abbiamo visto che non c'è una chiara, purtroppo ancora una chiara indicazione, nel senso che abbiamo sentenze che di volta in volta dicono tutto il contrario di tutto. Quelle più importanti sono quelle dei vari TAR, che di volta in volte intervengono. Secondo me una soluzione alla quale ero arrivato un po' di tempo fa, per a maggior tutela dei vari dirigenti, è quasi meglio che loro facciano sempre una tutela legale, perché è quella che ti dà una certezza del costo rispetto al dubbio se risarcire o meno successivamente. Però su questo non c'è sentenze, ce ne sono tante, questa qui del 2015, chissà quante altre ce ne sono state nel frattempo che hanno detto il contrario di questo. Tra l'altro, ripeto, con la dicotomia che abbiamo in questa materia, che è quello che decide la Corte di Cassazione sull'aspetto puramente civilistico in tema di richiesta di appunto rimborso a favore dei vari soggetti della pubblica amministrazione, e dall'altra parte Corte dei Conti che dice agisco o non agisco per quello che è intervenuto, ha pagato o non ha pagato. Quindi abbiamo due vie che spesso addirittura confliggono. L'avevamo visto sui vari casi di archiviazione, archiviazione non precisa, piuttosto che patteggiamento, eccetera. Quindi su quello il tema è ancora abbastanza aperto. Ok, aggiungo solo una cosa in merito a questo punto, è anche il fatto che i contratti collettivi della pubblica amministrazione ce ne sono diversi, e alcuni di questi al loro interno prevedono la facoltà dell'ente di pattuire con l'amministratore una patrocinio del tutto analogo, simile a quello del dipendente. Quindi bisogna anche eventualmente vedere il singolo contratto collettivo che l'ente in questione va a applicare nei rapporti con i suoi dipendenti o con i suoi amministratori. È un argomento molto molto intricato e molto complicato. Tant'è che comunque noi come Roland, nelle nostre coperture dei singoli amministratori, quelle contratte o dei singoli dipendenti, quelle contratte da questi soggetti, quindi non stipulate dall'ente loro favore, ma stipulati da loro stessi, abbiamo stabilito una clausola di sussidiarietà con il patrocinio che non fa solo riferimento al contratto collettivo nazionale, ma anche eventuali pattuizioni che ci possono essere tra l'ente e l'amministratore stesso. Questo per dare una risposta anche a questa domanda. Io ricordo a tutti, scusami Matteo, come al solito, che siamo come studio, siamo disponibili a rispondere a domande brevi. Qualcuno come al solito me le fa brevi, qualcun altro mi manda 5 pagine, poi mi dica di dire il suo parere, diventa un po' più difficile, anche perché ogni tanto devo lavorare anch'io, però che sia via mail, che sia attraverso il sito, che sia attraverso il mio account LinkedIn, dove spesso pubblichiamo anche articoli sulle varie tematiche, potete contattarmi e cerchiamo nel limite del possibile di dare risposta a tutti. Grazie mille Mario per il tuo intervento, ringrazio anche il dottor Liviero per i suoi interventi, ringrazio tutti i partecipanti, questo è stato diciamo il webinar conclusivo per noi della fase 1. Adesso speriamo che rimanga tale. Esatto. Adesso ne faremo sicuramente altri, ma più in là nel tempo, adesso ricomincia un'attività per tutti noi sicuramente diversa, noi non abbiamo mai smesso comunque, siamo a vostra disposizione per qualsiasi approfondimento, sia io che gli account di Roland, l'avvocato, comunque tutto lo staff di Roland a vostra disposizione. Anche questa registrazione verrà pubblicata sul nostro sito, faremo comunque una comunicazione via newsletter per comunicarvi quando è stato diciamo pubblicato anche questa registrazione qua. Grazie a tutti, è stato un piacere avervi come ospiti, alla prossima, arrivederci. Bocca al lupo a tutti.